Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la 18ª domenica del tempo ordinario e abbiamo appena proclamato il Vangelo di San Giovanni, che è la diretta prosecuzione di quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Faccio un piccolo riassunto perché l'antefatto è fondamentale per comprendere il gesto che Gesù ha fatto ed anche il significato, uno dei tanti della liturgia su cui cominciamo a meditare insieme da questa santa messa prevestiva. La settimana scorsa l'episodio, che è immediatamente precedente a questo discorso, che è il celebre discorso della sinagoga di Cafarnaum sul pane del cielo, sul pane della vita fatto da Gesù, e domenica scorsa dicevo c'era stato l'episodio della moltiplicazione di pane. 5 pani, 8, 2 pesci, una folla da sfamare, e Gesù fa questo segno straordinario, cominciano a distribuire pane e pesci, non soltanto che bastano per tutti, ma addirittura ne avanzano 12 canestri. Questo illuminando, la gente comincia a pensare: ah, qui abbiamo quello che ci ha risolto il problema della fame nel mondo. E se vi ricordate, il Vangelo della settimana scorsa finisce così: erano venuti a prenderlo per farlo ricco, Gesù si è immediatamente dileguato, si è sfilato, riprende. Cosa dice Gesù? Ecco perché è importante ricordare l'antefatto. Voi mi cercate, attenzione, non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Allora, cosa sta dicendo Gesù? Gesù dice: perché io ho fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci? Per risolvere il problema della fame nel mondo? No, ecco, io spero che i miei amici Don Vincent e Don Licio domenica scorsa abbiano fatto una buona omelia, sicuramente l'hanno fatto, anche se la lingua non la padroneggiano molto bene, no? Ma se uno ricorda il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, proprio le parole che vengono usate sono molto simili a quelle che io tra poco dirò prima della consacrazione del pane. Prese il pane, prese grazie, gli spezzò, gli diede ai discepoli perché ne distribuissero le folle. Sono le stesse parole della consacrazione. Allora, il miracolo della moltiplicazione dei pani è stato sempre interpretato come un simbolo del miracolo che avviene sugli altari quando si celebra la messa, cioè il pane vivo. Gesù crea se stesso sull'altare, rinnovando il suo sacrificio e sfamando con quel pane divino le folle. Quindi Gesù dice: attenzione, non è tanto importante, anche se tutti siamo colpiti dalle cose materiali, no? Che si siano sfamate 5.000 persone con 5 pani e 2 pesci, cosa che è storicamente successa, c'è un luogo ancora in Terra Santa, in località Tapia, dove si ricorda proprio questo episodio della moltiplicazione dei pani. Ma la cosa più importante è che voi comprendiate che io, che ho realizzato questo miracolo materiale, sono il cibo spirituale della vostra anima, e anche se non subito, prima di morire lascerò un sacramento che sarà per la vostra anima un nutrimento simile a quello che è il pane per il corpo. Ecco perché Gesù dice: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato dei pani e vi siete saziati, e prosegue: datevi da fare, quindi preoccupatevi, occupatevi, non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Ecco, sappiamo, lo dico perché tanto lo sapete tutti quanti, che in questa Santa Messa ricorderemo l'ottava della ripartita da questo mondo di due cari figlioli, Anselmo e Maria, e il 13° anche del nostro fratello Vittorio, 30 giorni dalla sua partita dalla terra, no? Allora, quando le anime, le persone a noi care partono, inevitabilmente dentro il nostro cuore cominciano a muoversi tante domande, d'accordo? Io lo so, perché io, le persone che conosco lo sanno, ormai da diversi anni non ho più mio papà né mamma, pur essendo relativamente giovane, quindi so che succede quando partono le persone care. Cioè, noi cominciamo: e adesso dove stanno? Che è successo? Certo che siamo tutti quanti cattolici, no? Sappiamo più o meno quello che la Chiesa insegna, ma quando uno si trova a contatto diretto con la morte veramente comprende, come dire, la fugacità della vita terrena, no? Certo, noi dobbiamo mangiare tutti i giorni, ma quando arriva sorella morte,
i morti non mangiano più, non hanno più bisogno di mangiare, non hanno più bisogno di bere, non hanno più bisogno di vestiti, non hanno più bisogno di dormire. Quindi cosa sta dicendo Gesù? Certo, la vita terrena c'è, d'accordo, e ha le sue esigenze, ma tu ci pensi mai che oltre che essere corpo hai un'anima? Capito? E quell'anima è come il nostro corpo. Cioè, il nostro corpo quante volte al giorno mangia? 2-3 volte, giusto, per stare in buona salute. Ma la tua anima la fai mangiare mai? Perché c'è una grossa differenza, no? Quando il nostro corpo non mangia, noi stiamo male fisicamente. Se invece l'anima non mangia, apparentemente che sarà successo? Cioè, cominciamo a fare un po' di esempi. Se uno non va a messa la domenica, succede che si sente male così come se non avesse mangiato per 3 giorni di seguito? No. Fisicamente, apparentemente sta bene. Se uno non si confessa e quindi non si fa la comunione, voi sapete che per farsi la comunione bisogna confessarsi, perché la comunione è ricevere Gesù in persona dentro la nostra anima, no? E la nostra anima deve essere pronta per poter ricevere Gesù. Questo la Chiesa l'ha da sempre insegnato, il Papa l'ha ricordato recentemente nelle catechesi che ha fatto sull'Eucaristia. Ma se io sono tanti anni, per esempio, che non faccio la comunione, ci sono fedeli che rimangono anche tanti anni, capite come sta la mia anima? Punto interrogativo. La mia anima sta, immaginate se una persona non mangiasse per tanto tempo. La differenza che c'è tra le cose, però, tra il cibo che perisce, di cui parla Gesù, e il cibo che non perisce, è che se io non mangio le cose materiali sto male, come, cioè, capite, perché si muore di fame. Se io non mangio il cibo spirituale, non ho, come dire, un disagio immediato e violento, solo che ci sono tutta quanto una serie di cose che poi accadono. Perché se io non sto in grazia di Dio, perché noi stiamo in grazia di Dio, se siamo in comunione con Gesù, che succede? Lo vediamo da tante cose che poi nella vita non funzionano bene. Le persone generalmente che non stanno in amicizia con Dio si vede da tante piccole cose, dalle cose piccole come, non so, quel nervosismo, quel verbo, quel senso di scontentezza, di non quiete, di non pace che uno si porta dietro, alle cose più grosse. Cioè, le persone sono molto irascibili, che si arrabbiano facilmente, che passano la giornata a imprecare, a bestemmiare, non so, tante altre cose, o che hanno dei modi molto molto brutti di relazionarsi, e poi stanno interiormente male, perché se io vivo in questo modo sto bene interiormente, anche se grazie a Dio manca niente, ho di che mangiare, ho un lavoro, mi posso vestire, ho una casa, eccetera. Ecco, allora il senso di questa liturgia, che fermerei già qui, è proprio questo: chiederci, allora, sono preoccupato della mia anima, mi occupo della mia anima almeno tanto quanto mi occupo del mio corpo? Ecco, perché tra un centinaio di anni, vedo che ci sono alcuni fanciulli, così nessuno ti preoccupa, qui non ci sarà più nessuno, eh. Mi piacerebbe potervi augurare altro, dire altro, ma se anche campassimo 110 anni, a 110 anni qui non ci sta più nessuno, e che fine abbiamo fatto? Il nostro corpo perirà, ma la nostra anima no, e la nostra anima starà tanto meglio dopo la vita terrena quanto più l'abbiamo fatto crescere nutrendola in questa vita terrena, capite? Gesù è morto in croce per istituire la messa e l'Eucaristia, non è che è morto in croce così, vedete che dietro l'altare quando c'è sempre il crocifisso, perché quello che lì si vede è quello che qui sono toccati. La Chiesa crede che quella persona che sta in croce non è uno qualunque, è Dio fatto uomo, capite? Cioè quello che tra poco vado a fare sull'altare, perché potesse essere possibile, ha necessitato la morte in croce del figlio di Dio. Allora dobbiamo chiederci: è possibile che Dio va a fare una cosa di questo genere così grossa se noi non ne avessimo un bisogno indispensabile? Capite perché la Chiesa insegna che chi manca la messa domenicale senza un grave motivo fa peccato grave, e questo è tuttora vero. Noi non ci pensiamo, non è che nessuno volontariamente vuole andare a fare una cosa brutta, no? Ma perché tu di fatto non ti stai interrogando sufficientemente, perché dici, attenzione, se Gesù Cristo è morto in croce per istituire la messa, per darmi da mangiare il suo cibo della mia anima, ci sarà un Dio? E io questo ci devo pensare. Se non ci penso, non solo non pensarci, è una cosa seria, perché chi ha fatto questa cosa è il figlio di Dio fatto uomo. Certo, se uno non ci crede,
non tutti sono cattolici, non tutti quanti sono cristiani, nessuno lo può dimostrare, quello di su è il figlio di Dio fatto uomo, ma questa è la vera su cui si fonda il cristianesimo, d'accordo? Chi non crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio non è cristiano, è ebreo, musulmano, buddista, tutto quello che vuole, ma non è cristiano. Noi siamo in una chiesa però qui adesso, no? Quindi sto parlando a persone che sono fedeli e che abbiamo sempre, anche io, quando vado lì, di ricordarmi, attenzione, Leonardo, tra poco tu chiami dal cielo Gesù Cristo in persona. Allora anche il nostro modo in cui stiamo davanti al Signore, l'atteggiamento del corpo, la modestia esteriore, stare devoti in chiesa, raccolti, ordinati, in ginocchio, sono tutte quante cose che sono espressioni della nostra fede in una presenza che tra poco si fa vicina e che è l'alimento della nostra anima. Noi abbiamo detto nel Salmo insieme: donaci Signore il pane del cielo, perché è ancora più importante il pane del cielo per noi che ci crediamo. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a crescere nell'importanza di riscoprire questa parte di noi stessi. Oggi siamo molto preoccupati per il corpo, un po' poco per l'anima. Il corpo dopo un po' finisce, l'anima dura per la vita eterna. È importante che ciascuno di noi abbia carità e misericordia verso la propria anima, capite? Dia alla propria anima quel minimo di nutrimento che le possa consentire di vivere dignitosamente da buona figlia di Dio in questo mondo e di, al termine di questa vita, presentarsi al cospetto del Signore rivestita della sua grazia e con le porte della vita eterna aperte per noi. Siamo lodati Gesù e Maria. Senti, siamo lodati.